Sì. Come stanno i tre disponibile o no? Per quanto riguarda Allegretti è fermo, è fuori perché ha questa frattura alla clavicola, mentre Maccarrone ha recuperato appieno, Picci ha recuperato e stabilirà il ragazzo parlando col medico per avere la sua disponibilità domani. Sarà una cosa, una verifica tra medico e PC. Fra parentesi, avete protestato nelle sedi opportune per questo comportamento eccessivamente agonistico? No. Sì, ma credo che siano, al di là di quello che si è visto e al di là di quello che è il mio pensiero, mi sono già espresso dopo la partita. E per quanto concerne il seguito a queste cose, non sta a me, chiaramente. C'è la società, no? E quindi è un discorso di società. Grazie. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. La Paganese quest'anno ha cambiato moltissimo. Una squadra giovane, ha avuto un inizio, direi, assolutamente deficitario. E ha studiato, ha visto un po' come potrebbe mettere in difficoltà anche in virtù delle nostre defezioni. Non voglio fare la solita domanda sul modulo, ma È una squadra più o meno giovane e meno giovane come noi, sostanzialmente. Ha qualche calciatore esperto, l'ultimo Giampà che è arrivato da poco. E ritengo che loro giocheranno col 3-5-2. Per quello che ho potuto vedere su quattro gare analizzate, mi sembra una squadra di temperamento, qualche buona individualità a livello anche di qualche giovane, però è una squadra sicuramente alla nostra portata. D'altronde abbiamo gli stessi punti, quindi andiamo per giocare questa gara a viso aperto tranquillamente. E consapevoli anche di questa nostra, io ritengo, piccola crescita che c'è stata da un po' di tempo a questa parte, e quindi pronti a raccogliere il massimo da questa gara. Mentre per quanto riguarda Zigon, lei per caratteristiche o due attivi che siete impiegato, non crede che il suo rendimento sia migliore sull'esterno piuttosto che come numero 9, come riferimento offensivo? Ma tutto ruota anche in virtù di chi è l'altro attaccante. E lui, come ho avuto modo di dire più volte, ne sono convinto, lui è un attaccante di movimento, è uno che non bisogna farlo giocare molto lontano dall'area di rigore, ma è uno che sente e ha la capacità di entrare nei 16 metri e rendersi pericoloso sia su giocate individuali sia eventualmente nel fiuto di andare sul punto di caduta della palla. E oltretutto mi sembra un calciatore che faccia giocare bene anche i compagni di reparto, non solo l'attaccante ma anche i centrocampisti eventualmente che si devono inserire. Ok, grazie. Sì, volevo chiederle, visto che Picci sembra recuperato, c'è la possibilità di confermare il tridente completato da Zigone e Cicerelli? Tutto poi si rapporta alla squadra avversaria, come sempre facciamo durante la settimana prima di affrontare la gara. Abbiamo provato due o tre soluzioni in settimana, anche se abbiamo avuto poco tempo, però sin da ieri e qualcosa giovedì abbiamo fatto con quelli che erano disponibili, e anche stamattina nella seduta tattica, nella parte tattica della rifinitura, abbiamo provato due o tre situazioni che possono o inizialmente o a partita in corso cambiare atteggiamento e modo di stare in campo. Invece, per quanto riguarda la sostituzione di Allegretti, lei in Coppa mercoledì è stato Mantovani davanti alla difesa. Ci sarà ovviamente Legra. C'è la possibilità di giocare con il doppio play anche adesso, cioè riconfermare magari Legra e Mantovani, quindi preferire due meno fisici, ma più fisici.
Vediamo un pochino perché sono caratteristiche un pochino diverse, anche se mercoledì avevamo provato questa soluzione, ma era in virtù della partita di mercoledì, non era sicuramente in quella di domenica. E abbiamo un buon numero di centrocampisti, alcuni con caratteristiche simili, altri con un po' meno. E sicuramente dal mio punto di vista non con la caratteristica di Allegretti, e quindi si può valutare chi più di tutti si può adattare a questo ruolo eventualmente o eventualmente cambiare anche atteggiamento di stare in campo. Ma anche qui, perché un discorso è l'allenamento e un discorso è poi la gara. Anche qui dovrà confrontarsi Maccarone, anche se mi sembra recuperato appieno, però dovrà confrontarsi col medico e stabilire se c'è la disponibilità iniziale o meno. Per quanto riguarda Romeo è un ragazzo di grandissima disponibilità. E anche gli allenamenti li fa sempre al massimo, però questo suo problema lo ha condizionato nell'ultimo periodo proprio a quelli che sono gli allenamenti specifici durante la settimana. Non solo, ha dovuto fare della terapia anche fuori dalla nostra sede, e quindi lo ha un pochino condizionato proprio sotto l'aspetto atletico nell'avere sempre la forma in un certo modo, quindi ha avuto un piccolo calo di forma, però anche su questo andremo a valutare direttamente domani. L'anno scorso Levani è stato responsabile del primo ruolo dall'Aquila, ha avuto un po' di parlare con il ragazzo in settimana, prima di questo, se l'errore ha impattato nel suo rendimento. L'abbiamo fatto nell'immediato del giorno dopo alla gara, ma e la valutazione al di là del momento subito che è stato un pronti e via, però rivalutando allo stesso momento quella che è stata la traiettoria della palla e allo stesso orario, esatto, valutando proprio questo aspetto, esatto, proprio valutando il giorno dopo allo stesso orario la traiettoria della palla, effettivamente è una palla che è andata a incrociare con la luce del sole, e quindi probabilmente questo lo ha internato. L'errore quello che l'ha fatto Carrizzo domenica sera. Tra i gol presi, diversi su calcio piazzato. Non mi allenate bene su calcio piazzato. No, c'è. È chiaro che se si prende gol su calcio piazzato c'è una disattenzione e c'è anche magari forse un comportamento di tattica individuale che ha lasciato a desiderare, ma l'abbiamo analizzata ma l'avevamo fatto anche precedentemente, ma a maggior ragione anche questa settimana abbiamo lavorato proprio sui calci piazzati, perché diventa un discorso di marcatura, come si marca l'uomo dentro l'area, quindi non perdendo il riferimento della palla, ma la priorità è la posizione dell'uomo. E quindi abbiamo lavorato su questo, ribadendo alcuni concetti che sono quelli che si dettano a tutti i calciatori quando si marca a uomo dentro l'area. Paganese è temibile per un fattore ambientale, per la voglia di non perdere ancora in casa o per qualcosa in più che ha? Ma sicuramente l'aspetto ambientale può solo portare beneficio a loro, perché giocano in casa, come quando noi giochiamo davanti al nostro pubblico, sicuramente abbiamo quella percentuale in più di voglia, ma non tanto di voglia, proprio di regalare una soddisfazione al proprio pubblico, e credo che la Paganese possa essere su questa lunghezza d'onda nella partita di domani. È una squadra che di giovani come tale è una squadra che ha delle difficoltà, però allo stesso tempo i giovani portano entusiasmo, hanno voglia, vogliono mettersi in mostra, e quindi baseranno molto la partita su questo, fermo restando che, ripeto, alcune qualità su alcuni giovani si sono intraviste, e per quelle che sono state le ultime partite
giocate da loro e quindi che io ho avuto modo di vedere, ho visto anche una squadra che non lascia nulla al caso, che ha una buona identità di gioco, giocano con questo 3-5-2, anche direi anche ben fatto, perché Maurizi è un tecnico sicuramente di categoria.